Oggi vediamo che cosa sono i conduttori e come avviene la conduzione elettrica, cosa sono i semiconduttori e come avviene la conduzione elettrica nei semiconduttori. Dunque, di nuovo, anche i semiconduttori sono solidi cristallini, tipicamente. La differenza è che tutti gli elettroni di valenza sono diciamo localizzati tra due atomi, tra due, beh, come abbiamo detto l'altra volta, ioni, sono ioni, cioè sono atomi che hanno perso un elettrone. Quindi se faccio il disegno del solido cristallino come quello che ho fatto l'altra volta, ho una cosa del genere, ho una disposizione regolare degli ioni. Nell'esempio che sto facendo la prendiamo sempre corrispondente al reticolo quadrato, quindi questi pallini blu rappresentano gli ioni. E poi, va bene, tanto per fare un esempio preciso, immaginiamo un atomo come il silicio, che è del quarto gruppo, che vuol dire che è del quarto gruppo della tavola periodica, che ha 4 elettroni di valenza e quindi può formare 4 legami covalenti. Quindi 4 elettroni di valenza, questo vuol dire che è del quarto gruppo, e vuol dire 4 legami covalenti. Questo è quello che è in grado di formare il silicio. Va bene, in questo caso torna abbastanza bene per la descrizione che abbiamo fatto. 1, 2, 3 e 4. Ciascun atomo è in grado di formare 4 legami con altrettanti atomi, mettendo in ciascun legame a comune un elettrone. Vedete, quindi queste due palline, queste due diciamo lineette che faccio tra due atomi rappresentano il legame covalente fatto mettendo a comune un elettrone di valenza per parte. Va bene? Quindi questi legami sono responsabili della tenuta del solido, cioè il solido rimane insieme, gli atomi non vanno ciascuno per conto loro perché questi legami mantengono la struttura e quindi abbiamo un solido, insomma, che ha un certo grado di durezza e così via. Poi sapete quello che succede a un certo punto scaldando il materiale. Quello che può succedere è che scaldando materiali gli atomi si mettono in vibrazione finché a un certo punto l'energia cinetica degli atomi è tale che questa struttura si perde e il materiale si trasforma da fase solida, che è questa, a fase liquida. Okay? Quindi, allora, che cosa succede? Succede questo, che in pratica non ci sono elettroni liberi, tutti gli elettroni sono impegnati in questi legami e quindi non c'è conduzione elettrica, che non c'è niente che si può muovere, non ci sono cariche che si possono muovere. Ok? Allora, quindi questo lo scriviamo e però poi aggiungiamo un caveat, quindi non ci sono elettroni liberi. Quindi, di conseguenza, non c'è conduzione elettrica. Ok?
Questa condizione in realtà però vale in modo rigoroso soltanto a 0 Kelvin, cioè temperatura zero assoluto. Perché, vediamo un attimo, quindi a 0 Kelvin, aspetta, scrivo un po' meglio. A T uguale 0 Kelvin. Beh, perché ho dovuto specificare che allo zero assoluto non esistono elettroni liberi? Perché in realtà, quando la temperatura aumenta rispetto allo zero assoluto, qualcosa succede. Che cosa succede? Come vi dicevo, c'è agitazione termica, quindi gli ioni vibrano intorno alle loro posizioni. Quello che può succedere è che qualche elettrone, a causa di queste vibrazioni, riceve energia sufficiente per staccarsi dal legame e liberarsi. Ok? Questa cosa a 0 Kelvin è impossibile perché non c'è agitazione termica, ed è una cosa che diventa sempre più possibile man mano che aumenta la temperatura. Quindi quello che abbiamo è che a un certo punto, a temperatura maggiore di 0, alcuni elettroni si liberano e fuggono. A questo punto, una volta che si staccano dal legame, che cosa succede? Succede che abbiamo un elettrone libero e chiaramente uno ione fisso carico. Per ogni elettrone che si libera abbiamo uno ione fisso carico. D'accordo? Quindi questo lo aggiungiamo per T maggiore, T è la temperatura ovviamente, maggiore di 0 Kelvin, alcuni elettroni acquistano energia sufficiente per liberarsi e quindi c'è conduzione elettrica. Guardate, quindi due cose da tenere presente sono che quando si libera un elettrone contemporaneamente rimane un ione carico fermo, che ovviamente inizialmente era tutto neutro. Questo è il primo punto. Il secondo punto importante è che immaginate quantitativamente c'è una bella differenza rispetto a un metallo. Perché per un metallo abbiamo che per ogni atomo c'è almeno un elettrone che si libera, no? Tutti gli elettroni di valenza, quindi se c'è un elettrone di valenza, un elettrone si libera, se ci sono due elettroni si liberano. In questo caso invece è un evento piuttosto raro, quindi il numero di elettroni liberi sarà molto inferiore al numero degli atomi presenti, solo quelli che per qualche motivo acquistano più energia riescono a liberarsi. D'accordo? Quindi le cose cambiano considerevolmente. Quindi questa è la differenza principale tra semiconduttori e metalli. Per i semiconduttori a temperatura zero, elettroni liberi non ce ne sono, per i metalli ci sono elettroni liberi a temperatura zero. Per i semiconduttori, quando aumento la temperatura, ci sono elettroni che si liberano, quindi ho conduzione. E per gli isolanti invece che succede? Ma per gli isolanti la cosa è molto simile al caso dei semiconduttori, cioè a temperatura zero non ci sono elettroni liberi, e però negli isolanti gli elettroni hanno particolare difficoltà a liberarsi quando aumento la temperatura. Quindi anche quando alzo la temperatura, praticamente non ci sono comunque elettroni liberi e raggiungo prima la temperatura di fusione che la temperatura a cui riesco ad avere elettroni liberi in quantità considerevole.
Quindi è solo una differenza, se volete, quantitativa rispetto ai semiconduttori. Quindi i semiconduttori a una temperatura ambiente hanno già una quantità di elettroni liberi sufficiente per misurare una conduzione elettrica. Gli isolanti, fino alla temperatura di fusione, praticamente non riescono ad avere elettroni liberi in quantità apprezzabile. Ok? Quindi, magari segniamolo un attimo. AT ambiente. La concentrazione di elettroni liberi che chiamiamo N, come abbiamo chiamato nel caso dei metalli, ok? È, diciamo, rilevante, misurabile. Per gli isolanti, invece, la concentrazione di elettroni liberi è trascurabile fino alla temperatura di fusione. Ok, questa è una distinzione, insomma, in realtà a grandi linee, poi perché non ho definito che cos'è temperatura ambiente, in effetti dipende dalla circostanza, no? Dalla situazione. E per lo più si intende la temperatura 300 Kelvin, però l'ambiente a cui lavora un sistema elettronico potrebbe essere anche diverso in fase di progettazione. Per cui effettivamente ci sono dei materiali che a seconda della temperatura a cui si vogliono far lavorare si può assumere che siano semiconduttori oppure che siano isolanti, perché il processo, questi processi termici sono tali per cui la quantità di elettroni liberi aumenta esponenzialmente con la temperatura. No, quindi, è una funzione molto rapida della temperatura. Un materiale che è a 300 Kelvin, non semiconduttore, ma è facilmente a 200 Kelvin, è praticamente un isolante, okay? Perché è molto molto dipendente dalla temperatura. Allora, tanto per fissare qualche numero mentalmente, prendiamo un materiale come il silicio, che è un semiconduttore. Ecco, il silicio a temperatura ambiente prendiamo 300 Kelvin, ok, questa assunzione, ha una concentrazione di elettroni liberi che è, come ordine di grandezza, 10 alla 10 centimetri a meno 3. Quindi ci sono 10 miliardi di elettroni in un centimetro cubo. È un numero grande o piccolo? Beh, insomma, quanti atomi ci sono in un centimetro cubo? Atomi in un centimetro cubo tipicamente è una cosa che è vicina a una frazione del numero di Avogadro, quindi è una cosa che è dell'ordine di 10 alla 22. Ok? Quindi che cosa vuol dire 10 alla 22? Sì, nel silicio è qualche per 10 alla 22. Ok? Cosa vuol dire? Che in pratica un elettrone ogni 100 atomi più o meno è libero a temperatura ambiente. In un metallo è un elettrone ogni atomo che è libero. Questo è il motivo per cui il metallo conduce molto meglio del semiconduttore. Se vi ricordate la legge di Ohm che abbiamo visto poco
che abbiamo visto ieri, vi ricordate, la resistività era inversamente proporzionale alla concentrazione di elettroni liberi. Quindi, insomma, a parità di altri fattori, un fattore 100 nella concentrazione di elettroni liberi equivale a un fattore 100 di resistività. Quindi, nella pratica, il semiconduttore conduce peggio del metallo perché ci sono meno elettroni liberi. Okay. È proprio la quantità di elettroni, non il fatto che gli elettroni si muovano più facilmente in un metallo rispetto a un semiconduttore, è il numero di elettroni disponibili per la conduzione che fa la differenza. Va bene, questo è un primo aspetto. C'è un secondo aspetto importante da capire legato ai semiconduttori ed è questo concetto della corrente di lacune. Questo è un concetto nuovo per voi e però diciamo, è interessante da afferrare. Allora, vediamolo qualitativamente. Disegniamo il solido cristallino. Sempre su un reticolo quadrato. Allora, per prendere riferimento, immaginiamo una sezione qua nel semiconduttore e di applicare un campo elettrico in questa direzione. Allora, voi sapete che se ci sono elettroni liberi, immaginate questo sia un elettrone libero, su questo elettrone agisce una forza che è Q per E in direzione opposta a quella del campo elettrico, per cui gli elettroni si spostano con velocità di deriva proporzionale al campo elettrico verso destra nel disegno, d'accordo? Chiaramente si spostano con l'agitazione termica, quindi si spostano come abbiamo visto ieri, no? Cioè, rimbalzando quella come palline in un flipper, no? E però in questi rimbalzi derivano, no? Lentamente verso la direzione opposta a quella del campo elettrico. Quindi io posso contare il numero di elettroni che passano al secondo, che passano al secondo attraverso questa sezione. Che è successo? Vabbè, insomma, cambiato colore. Che passa al secondo attraverso questa sezione e in quel modo valutare la corrente. Va bene? Oh, questo è un effetto che abbiamo già visto. In contemporanea a questo effetto ce n'è anche un altro. Allora, immaginate questa situazione, prendiamola da questa parte. Immaginate qui ci sia, questo sia un ione, ora è cambiato colore, ma questi erano blu, no? Quindi sono ioni carichi. Allora, qui c'è un elettrone che si libera e che dal campo viene tirato da quella parte. Che cosa succede? Succede che qui questo rimane un ione carico positivamente. Ok? Ma non solo rimane questo ione carico positivamente, rimane anche un legame. Beh, in realtà questo atomo era legato agli atomi vicini da dei legami covalenti, come abbiamo visto prima. Ora non li disegno per tutti gli atomi per non complicare troppo la figura, ma ovviamente vale per tutto. E rimane un posto libero nel legame. Allora, quello che può succedere è che un elettrone che si trova qua e che non ha l'energia sufficiente per liberarsi completamente, però può avere l'energia sufficiente per spostarsi da questo ione a quest'altro. Questo che sta qui può avere l'energia di spostarsi da questo ione a quest'altro senza liberarsi, ok? Semplicemente si sposta rimanendo legato. Cambia lo ione a cui rimane legato. Questo si sposta in questa direzione, questo si sposta in questa direzione e così via. Perché lo spostamento è nella direzione
che vi ho rappresentato. Di nuovo, anche lì sarà molto casuale, però quello spostamento è favorito perché c'è campo che tira da quella parte. Ok? Allora, qual è l'effetto netto di questo spostamento? L'effetto di questo spostamento, se ci fate caso, è che beh, non si è liberato nessun elettrone. Ok? Però c'è un posto vuoto nel legame che ha causato uno spostamento a catena, per cui attraverso la sezione che vi ho disegnato c'è un elettrone che è saltato, quindi è passata una carica. Abbiamo avuto una corrente che non è dovuta a elettroni liberi. Quindi l'elettrone si è liberato e vabbè, insomma, ha causato eventualmente una corrente per i fatti suoi, però poi in aggiunta a questa abbiamo avuto un'altra corrente dovuta a elettroni che si sono spostati senza liberarsi. Allora, questo spostamento collettivo, vedete, questa è un'azione collettiva perché noi abbiamo avuto una carica, al netto si è spostata una carica, però per far sì che potessimo osservare uno spostamento netto di una carica attraverso quella sezione, noi abbiamo dovuto avere tanti spostamenti di un passetto di ciascun elettrone. D'accordo? Allora, questo è quello che si chiama un effetto collettivo. Un modo di descrivere questo effetto collettivo è quello di guardarlo in termini di lacune. Che cosa vuol dire? Vuol dire questo: invece di descrivere questo effetto come tanti elettroni, ciascuno dei quali fa un piccolo passettino verso destra, io posso dire, guardate, questo qua lo posso raccontare così. C'è un buco, cioè un posto libero che era a destra, che si sta spostando verso sinistra. Quindi invece di raccontare passettini di tanti elettroni, io racconto il percorso che fa il posto libero. Questo posto libero, questo buco, si chiama lacuna. In inglese si chiama hole, come proprio esattamente, letteralmente buco. È più facile descrivere un unico oggetto che si sposta invece che un effetto collettivo. Ok? E questo oggetto non esiste fisicamente come particella elementare, quella che si chiama una quasi particella è una cosa, è una, che vuol dire, è una particella inventata che serve a descrivere un comportamento collettivo. Va bene? E quindi come si comporta questa quasi particella, questa lacuna? Si comporta come una particella di carica positiva, perché vedete, si sposta nella direzione del campo elettrico. Mentre l'elettrone che è negativo si sposta nella direzione opposta al campo elettrico, la lacuna si sposta nella direzione del campo elettrico, quindi si comporta come una particella positiva e la velocità con cui si sposta è primordine, proporzionale al campo elettrico e quindi avremo anche per la lacuna una velocità di deriva e una quindi mobilità per la lacuna. Va bene? Quindi, ripeto, è un artefatto, una particella inventata che serve a descrivere un comportamento collettivo. È un po' come, non so se avete mai visto quei passatempi che si chiama, quei passatempo che si chiamano gioco del 15, no? Non so se quei giochetti per cui c'è da mettere tanti tasselli in fila da 1 a 15 in un quadrato 4x4. Allora, voi che cosa dovete fare? Voi potete, anche lì la situazione è questa, voi avete un comportamento collettivo, se volete provare a descriverlo, voi potete descrivere questo comporta il comportamento del gioco descrivendo la posizione di tutti i numeri e il comportamento collettivo, però potete anche descriverlo in modo opposto, guardando il buco come si sposta. Okay? Se i numeri fossero se i quadratini fossero indistinguibili, cioè non avessero il numero sopra, a voi non importerebbe soltanto come si sposta il buco, non come si spostano i quadratini. E questo è lo stesso modo di guardare la cosa. La lacuna corrisponde al buco e gli elettroni in quel caso corrispondono ai quadratini che si possono spostare solo di un piccolo passetto. Ok, allora quindi ripetiamo, riscriviamo almeno le cose fondamentali che ho detto. Che cos'è che abbiamo detto? Che una lacuna, la lacuna
è una quasi particella di carica positiva che serve a descrivere il comportamento collettivo degli elettroni legati, lo chiamo di valenza, voglio specificare di valenza legati, dove legati vuol dire non liberi. E come dicevo, ci sarà una velocità media con cui si spostano le lacune sotto l'azione del campo. Questa si chiamerà velocità di deriva delle lacune. Di solito si indica, per specificare e distinguere la lacuna degli elettroni, si mette una P come pedice per le lacune e si mette una N per gli elettroni quando si vuole distinguere, che sarà uguale alla mobilità delle lacune per il campo elettrico. Quindi questa mu P è la mobilità delle lacune. D'accordo? Per quello che abbiamo visto, ci sarà per ogni elettrone che si libera una lacuna. Ovviamente ogni elettrone che si libera lascia un posto vuoto. Allora, quindi che cosa cambia questo nella descrizione che noi facciamo? Cambia il fatto che abbiamo da tenere presente che la corrente elettrica è dovuta sia allo spostamento degli elettroni liberi sia allo spostamento delle lacune. Quindi la dobbiamo scrivere tenendo conto di questi due effetti. Riproviamo a scriverla di nuovo. Corrente di deriva prendiamo il solito la solita barretta di materiale, stavolta semiconduttore, con sezione A. Immaginiamo di applicare un campo in questa direzione. Questo vuol dire che avremo gli elettroni che si muovono nella direzione opposta al campo. Gli elettroni li segno col segno meno e il pallino rosso. Le lacune mettiamo blu, sono positive e si spostano invece nella direzione opposta. Ok, quindi vedete cosa succede. Una volta introduco un concetto, il concetto di lacuna come quasi particella, adesso d'ora in poi parliamo soltanto delle lacune. Poi dobbiamo sapere che quando io vi racconto la storia di una lacuna che si sposta nella direzione del campo elettrico, in realtà sotto quello che sta succedendo è questo spostamento collettivo di tutti gli elettroni di valenza da un legame all'altro. Va bene, ce li scordiamo, stanno sotto, adesso tanto descriviamo tutto il processo solo in termini di questa lacuna che si sposta. Chiaramente noi dobbiamo contare, per descrivere la corrente, quanti quanti elettroni passano al secondo attraverso la sezione e anche quante lacune passano al secondo. Vi ricordate, l'abbiamo già fatto questo conto. Per gli elettroni l'avevamo fatto ieri. La corrente di deriva era Q per N per mu N per E. Come vi ricordo un attimo come veniva, no?
noi prendevamo un intervallo di tempo delta t e volevamo calcolare quant'era la carica delta Q che passava attraverso questa sezione e lo ottenevamo scrivendo il volume del cilindro di altezza Vd per delta T e calcolavamo quanti elettroni c'erano in quel cilindro. Va bene? Ricordate, quindi era l'area del cilindro, il volume del cilindro A per Vd per delta T per il numero di elettroni che sono nel cilindro, cioè per la densità di elettroni per unità di volume, otteniamo il numero di elettroni che sono nel cilindro, per la carica che si porta ogni elettrone e ci dà la carica totale che si sposta attraverso quella sezione nel tempo delta t. Quindi quando io vado a fare I come delta Q su delta t, vi ricordate, viene Q per N per A per Vd, dove Vd è la mobilità per il campo elettrico. Quindi qui mi ero scordato A. Ok? Allora, chiaramente se considero, questo in generale, no? Poi se considero gli elettroni, dovrò specificare e mettere qua la concentrazione di elettroni, qui la mobilità degli elettroni e questa qua sarà la componente di corrente dovuta agli elettroni. Come dire, indico scrivendo I con pedice N, questa mu N sarà la mobilità degli elettroni. Vedete, adesso già sto cominciando a dire elettroni, ma sottintendo l'aggettivo liberi, okay? Ci riferiamo solo agli elettroni liberi in questo caso. Li chiamerò elettroni, non sto più a specificare, questo sarà sottinteso. Le lacune, per le lacune avrò esattamente la stessa cosa. Avrò da mettere la concentrazione di lacune, la mobilità delle lacune, il campo elettrico e la sezione. Quindi la corrente totale corrente di deriva totale sarà uguale a la componente dovuta agli elettroni più la componente dovuta alle lacune. Quindi mi viene una cosa tipo, vedete, posso mettere qualcosa in evidenza, Q per E per A che moltiplica N per mu N più P per mu P, mettendo in evidenza le cose a comune. Ok, notate sono concordi le due componenti, perché gli elettroni si muovono verso sinistra in questo disegno e le lacune, scusate, verso destra in questo disegno e le lacune verso sinistra, però gli elettroni sono negativi e le lacune sono positive, quindi la corrente, quando si prende la direzione della corrente, si prende convenzionalmente lo spostamento della carica positiva, quindi la corrente complessivamente è concorde con il campo elettrico, perché lo spostamento degli elettroni dà luogo a una corrente in direzione opposta e lo spostamento delle lacune dà luogo a una, siccome le lacune sono positive, dà luogo a una corrente nella direzione delle lacune. Quindi le due componenti si sommano. Allora, l'altra cosa che non ho fatto, ma qui probabilmente avrei potuto fare, non lo faccio perché non è vero proprio in generale, e adesso ci arriviamo, è quello che vi ho detto prima. Vedete, per ogni elettrone che si libera anche una lacuna. Quindi la concentrazione di elettroni e la concentrazione di lacune è uguale. E questo è vero in una particolare condizione, cioè il materiale omogeneo e cosiddetto intrinseco, cioè silicio e basta, senza altre impurezze che possono alterare queste proprietà. Quindi questa condizione è vera se il semiconduttore è, lo scrivo un po' distante perché devo scrivere qualcosa qua nel mezzo, se il semiconduttore
omogeneo, che vuol dire che nello spazio ha le stesse proprietà in tutti i punti dello spazio, perché effettivamente anche se all'inizio per ogni elettrone si libera una lacuna, io potrei separare elettroni e lacune e non avere la stessa concentrazione in tutti i punti, no? Quindi questo n uguale a p vale se la concentrazione di elettroni e la concentrazione di lacune è costante nel materiale. Allora n è uguale a p. E poi è intrinseco. Vuol dire che non ci sono altre impurezze che alterino questa condizione. E questa è una cosa importante da sottolineare perché poi vedrete, appositamente si inseriscono impurezze in materiale per alterare questa uguaglianza. Allora, quando sono uguali le due condizioni, il valore di queste concentrazioni si chiama anche Ni, che è la concentrazione intrinseca di cariche mobili, e dipende questa Ni esponenzialmente dalla temperatura. Una dipendenza un pochino complicata dalla temperatura, a dire la verità, ve la scrivo qui giusto per farvela vedere. Vedete, in realtà la temperatura compare in due punti, compare qua elevata da 3 mezzi e qui al denominatore dell'esponenziale, e l'effetto più importante qua è il denominatore dell'esponenziale, ok? Questo t alla 3 mezzi si può anche trascurare. In questa espressione, qui c'è scritto exp, questo k è la costante di Boltzmann, costante fisica universale, questo e con g è si chiama energia di gap, è una proprietà del materiale. E in pratica è l'energia che serve per liberare un elettrone, per rendere un elettrone libero dal legame. Okay? E da questo si riesce a vedere abbastanza bene. Questo, quando aumenta la temperatura, l'argomento dell'esponenziale, che è negativo, diminuisce, quindi l'esponenziale cresce molto, e per cui aumenta moltissimo la concentrazione di elettroni liberi. D'accordo? Con questa cosa è vero se il semiconduttore è omogeneo, intrinseco. Va bene, allora, ci fermiamo qui.